Durante i nostri stage di alternanza scuola-lavoro siamo entrati in contatto con una realtà del nostro territorio di cui non eravamo venuti a conoscenza. Eccola qua, il FabLab Making Nuoro. In questa struttura abbiamo conosciuto un team di ricercatori e tecnici altamente specializzati che si è dimostrato sempre disponibile nei confronti delle nostre proposte. Visto che ci sono sempre interessate le nuove tecnologie, questa esperienza ci ha permesso di coltivare i nostri interessi. Le nostre conoscenze si sono notevolmente ampliate e sono venute fuori le prime idee dei progetti originali. Ma riprendiamo tutto da capo e partiamo con il raccontare come sia nata questa idea. Uno dei primi progetti riusciti è stato un carrellino dalle ruote quadrate per dimostrare concretamente il principio della dinamica che sta alla base del quesito della maturità dell'anno scorso. Questo richiedeva un'alta precisione nel disegno e nella realizzazione dei binari. Superato questo primo passo, si può procedere alla realizzazione, utilizzando come materiale dei pannelli di plexiglass sagomati con una taglierina laser. Volevamo però metterci in gioco con qualcosa di più complesso e impegnativo. Non ci si può però imbarcare in un'impresa così impegnativa se prima non si hanno delle solide basi teoriche nella giusta materia. In questo ci sono state fondamentali le lezioni e le attività di laboratorio svolte a scuola. Il professor Botto ha dato tutta la sua disponibilità nello spiegarci due argomenti necessari per la realizzazione di Bobot: il funzionamento della ventosa per la pick and place e le funzioni trigonometriche per il movimento del braccio. Buongiorno ragazzi, ecco il vostro professore atletico che vi spiegherà oggi come si solleva un oggetto. Sapete che il modo più semplice è quello di prenderlo e tirarlo su, però c'è anche un altro modo più semplice che quello di usare l'effetto ventosa. Come vedete, applico una ventosa e riesco a tirare sull'oggetto. Cosa c'è sotto? Beh, in qualche modo voi sapete che normalmente un oggetto è sottoposto alla pressione atmosferica in maniera isotropa, per cui è la stessa in tutti i punti della sua superficie. Ma se noi con una ventosa aspiriamo un po' d'aria, facciamo in modo che qui la pressione sia inferiore a quella sulle altre facce dell'oggetto. E quindi, considerando le forze associate alla pressione, abbiamo che se la forza sulla faccia inferiore è superiore in modulo alla somma della forza dovuta alla pressione residua e alla forza peso, il corpo sta su e può essere sollevato. Eccomi qua, il vostro professore atletico. Ora facciamo un'esperienza per avere prova dell'esistenza della pressione atmosferica. Abbiamo una bottiglia piena d'acqua, una cartolina di cartoncino rigido e proviamo a posarla sopra la bottiglia. La facciamo aderire come si deve, e quello che mostriamo è che magicamente la cartolina non cade. Questo è ha un forte impatto visivo ed è la dimostrazione dell'esistenza della pressione atmosferica. Il nostro Raffaele si è occupato di definire la parte algebrica e i calcoli trigonometrici per il movimento di Bobot. Il nostro robot si muoverà come questa lampada, grazie ai suoi 3 gradi di libertà. Pertanto possiamo impostare un sistema cartesiano in cui i due segmenti che fanno parte del braccio del robot saranno dati dall'intersezione di due circonferenze, una che avrà centro nell'origine, mentre l'altra che avrà centro nel punto target. E a questo punto basta impostare un sistema di equazioni trigonometriche per stabilire di quanto dovranno roteare i motori. Esatto, Raffaele, ma i calcoli trigonometrici e la risoluzione dei sistemi li lasciamo volentieri a te. Adesso bisognava fare in modo che Arduino interpretasse i calcoli fatti da Raffaele per poi trasformarli in comandi per i motori. Di questo non facile compito si è occupato invece il buon Giuseppe. Ah sì, innanzitutto ho fatto in modo che Arduino fosse capace di interpretare il G-code, il codice standard per i robot. In seguito ho fatto in modo che le coordinate inviate tramite G-code si trasformassero in movimenti reali del braccio tramite i calcoli e le equazioni che ha preparato Raffaele. Non tutto funziona al primo colpo, ma con un po' di pazienza. Realizzare la parte fisica del robot abbiamo preso spunto da progetti già esistenti, apportando diversi miglioramenti. Proprio Walter ha dovuto approfondire il funzionamento dei software CAD per la modellazione 3D,
e ha ideato un sistema di aggancio rapido automatizzato per il cambio utensili del braccio robotico. Attento, Walter, troppa modellazione 3D fa male alla salute. Per ovviare a un piccolo inconveniente, dovuto a un problema di reperibilità di alcuni componenti, ci siamo dovuti arrangiare e abbiamo dovuto progettare e realizzare un cuscinetto a sfera utilizzando delle parti in acrilico tagliate laser e delle sferette di metallo. Così il nostro robot era libero di muoversi senza attriti. Adesso che il robot è pronto, non ci resta che gestire le lavorazioni da affidargli. Per questa operazione abbiamo utilizzato un'app per smartphone e tablet, pratica ed immediata, Akelu. Akelu è una piattaforma di networking creata da noi attraverso cui si possono gestire vari devices in modo wireless con un semplice tocco. È stato proprio con Akelu che durante il nostro percorso di alternanza scuola-lavoro ci siamo aggiudicati il primo posto al concorso RAIN. E come premio abbiamo visitato il Fab Lab di Barcellona. Entrando in contatto con questo contesto di innovazione, le nostre idee di smart factory e di fabbricazione digitale si sono notevolmente ampliate. A Barcellona abbiamo constatato che l'industria 4.0 si sta affermando come solida realtà e che il futuro è a portata di mano di tutti. Il Make in Nuoro è il perfetto esempio di come si possa cogliere al balzo l'innovazione. E ci auguriamo che nel nostro territorio nascano tante altre iniziative simili a questa. Solo con il progresso si può arrivare al futuro.